Lo scorso 23 giugno abbiamo fatto un salto nel magico mondo di Harry Potter in occasione del lancio dell'audiolibro Il 15 attraverso i secoli, famoso tomo comparso proprio all'interno della saga del maghetto della Rowling. Dopo i 7 romanzi della saga di Harry Potter, un nuovissimo titolo magico si unisce alla famiglia di Audible. Una valida guida appartenente al ciclo La Biblioteca di Hogwarts, che spiega le regole, i movimenti corretti e la storia del nobile sport del Quidditch. E a raccontare nuovamente dei magici mondi di Hogwarts ci sarà Francesco Pannofino, questa volta accompagnato da due grandi doppiatrici italiane come Perla Liberatori e Roberta Gregani, rispettivamente nei ruoli di Ginny Potter e Rita Skeeter. Bandierini, dolcetti e photobooth ci hanno accolti per l'importante finale di Coppa del Mondo di 15-2014, narrata in live proprio durante l'evento. In occasione del lancio dell'audiolibro, che potete trovare dal 27 giugno all'interno del catalogo di Audible, abbiamo chiesto a Perla Liberatori com'è stata questa esperienza e il passaggio dal doppiaggio alla narrazione. Tu sei una grande doppiatrice cinematografica e televisiva, invece adesso che ti sei rapportata al mondo dell'audiolibro, quindi quasi a un racconto, cosa cambia precisamente fra questi due mondi e fra il modo tuo di lavorare? Beh, sicuramente c'è un'introspezione ancora più forte, nel senso che io, grazie per il grande doppiatrice, mi fa molto piacere, però il doppiaggio, che è il mio pane quotidiano, è quello che faccio da 32 anni nella mia vita, è immediatezza, si basa, cioè sicuramente uno studio del personaggio, ma in maniera molto più veloce e dinamica, perché arriviamo lì in una sala di doppiaggio, ci spiegano il nostro personaggio, il film, la serie, il cartone, quello che andiamo a fare, e poi siamo lì e dobbiamo cercare di avvicinarci di più al personaggio, a qualcosa che è già stato fatto, è già stato interpretato, quindi a volte il doppiaggio migliora, a volte uguale, e in alcuni casi può anche aver peggiorato delle situazioni. Io per esempio adesso sto doppiando La Casa di Carta, dove c'è l'attrice che è straordinariamente brava, quindi io faccio Nairobi. In quel caso, per quanto mi riguarda, basta copiare. Se copio quello che ha fatto lei, il lavoro è fatto. Nell'audiolibro invece ci devo mettere proprio del mio. Devo, anche lì è immediatezza, perché a volte non si ha il tempo di poterlo leggere prima un libro, perché a volte il tempo è quello che è, i libri sono grandi, e quindi dobbiamo cercare mano a mano di capire la storia e di entrare sempre di più nel vivo della storia che stiamo leggendo e del personaggio che andiamo a interpretare, dove a volte possono anche essere tanti, no? Perché a volte ci sono anche dei dialoghi, dei colloqui, e a volte c'è un capitolo dove narra una persona, magari quello dopo ne narra un altro, quindi è un bel lavoro di introspezione, però è un lavoro meraviglioso, faticoso, perché comunque si è 3 ore lì a leggere tanto, ma meraviglioso, perché ti dà l'opportunità di diventare, di essere 1000 personaggi in sole 3 ore, quindi ti riempie sicuramente l'anima, il cuore e la mente. 42.